ragazzi, sono Arianna della quarta A musicale del Polo Bianciardi Grosseto. Con i miei compagni vi illustreremo la nostra esperienza di alternanza dell'anno scorso. Siamo diventati tecnici, critici, persino giornalisti musicali. È stato veramente entusiasmante. Ragazzi della terza A del liceo musicale di Grosseto. Il progetto era incentrato sulla gestione e organizzazione della stagione musicale, la voce di ogni strumento, caratterizzata da concerti di genere vario, dall'opera barocca al jazz alla musica da camera, eseguiti in diversi luoghi della nostra città. Organizzati in gruppi, abbiamo rivestito vari ruoli, tutti legati al mondo del teatro e della musica. C'era il gruppo accoglienza artisti, il gruppo giornalisti, c'erano i critici musicali, i presentatori e i tecnici di palcoscenico. Ogni evento era preparato in classe attraverso ricerche sugli autori ed elaborazione dei testi delle presentazioni. La nostra prima esperienza di alternanza si è svolta al CEMIVET di Grosseto, importantissimo centro militare veterinario, nel quale si è esibito un quartetto di fiati. È stato entusiasmante entrare in contatto con artisti e pubblico. La tensione era tanta, ma è andato tutto bene. Diciamo che in ogni ruolo metti sempre un pochino di te stesso. Mi è piaciuto davvero tanto. E con quale colore lo descriverebbe? Colore. Ce n'erano tanti. Ogni musica, ogni scena aveva un colore particolare. Non me lo aspettavo così. È stato veramente qualcosa di nuovo, di entusiasmante. Quali sono le difficoltà e le gratificazioni del lavoro di un direttore artistico? Allora, un direttore artistico deve sapere coniugare quello che è l'esigenza del pubblico, quello che è provare a chiamare persone anche diverse negli anni, spaziare nei vari ambiti musicali, quindi non solo classica, ma anche jazz e altri ambiti. E ovviamente proporre sempre artisti di livello. Ma non solo concerti. Abbiamo collaborato con il quotidiano La Nazione, scrivendo comunicati stampa, le recensioni dei concerti e pubblicando la nostra esperienza di alternanza, grazie anche ai consigli della redazione e dei giornalisti. È stato interessante visitare uno spazio contemporaneo, il Teatro dell'Opera di Firenze. Abbiamo avuto l'onore e il privilegio di stare dietro le quinte e di visitare i camerini e di assistere alle prove di orchestra e di coro. Alla Rockland, azienda musicale specializzata in recording, mixing di brani, organizzazione di eventi e allestimento di palchi, è stata davvero una grande occasione offertaci dalla scuola, che tiene molto a cuore la formazione degli studenti e cerca sempre di aprirgli nuove prospettive per il futuro. In futuro saremo preparati ad affrontare con determinazione e senso di responsabilità alcune situazioni lavorative che potrebbero presentarsi nell'ambiente musicale. Se invece dovessimo prendere altre strade, avremo sempre il ricordo di un'esperienza fantastica, nella quale abbiamo conosciuto artisti e professionisti
che raccontandoci il loro percorso ci hanno dato nuovi sogni e molte idee di vita. Adesso